fatta e a tutti i ciurma e benvenuti alla giocherina finalmente su questo nuovissimo episodio su The Evil Within. Prima di tutto ragazzi vi ricordo che potete avere il 5% di sconto sull'acquisto di videogiochi utilizzando il mio codice sul sito Digital24, trovate il tutto in descrizione, come ci trovate anche il link ai miei social. Una piccola parentesi ragazzi, purtroppo devo dirvi che non continuerò la serie su Assassin's Creed Origins, magari non so se ci farò un video al riguardo perché sto pensando ragazzi di fare dei piccoli cambiamenti a quello che porterò al canale, ovviamente niente di preoccupante, state assolutamente tranquilli, però ragazzi veramente Origins mi richiederebbe una vita per finirlo e con il ritmo che sto tenendo adesso veramente ci vorrebbe una vita e quindi non voglio prolungare così tanto una serie su un unico gioco, ma magari portarne uno che ne so, carino, tipo horror che vi piace e concentrarmi su quello piuttosto che fare un gioco che dura veramente un sacco, perché dura veramente un sacco, e farlo durare 3 secoli. Per cui spero che nessuno di voi ci rimanga male, però effettivamente ragazzi i risultati che stavo vedendo erano pure abbastanza deludenti, perché comunque è un gioco che è uscito pochissimo tempo fa, però evidentemente non è nei gusti del mio pubblico, quindi sta facendo meno views addirittura di quelle che sta facendo attualmente The Evil Within, per cui ragazzi è l'unica cosa che posso fare. Io sinceramente ragazzi non mi ricordo nemmeno dove siamo arrivati qua, perché è un secolo che non mi rimetto a giocare a questo fantastico gioco, però andiamo allora. Capitolo 10, attrezzi del mestiere. Sì, se non sbaglio avevo finito il capitolo 9, però forse ho detto una grandissima cagata, perdonatemi se ho detto una cagata. Eccoci qua, Seb, chi si rivede? Seb, perché ho soltanto 2 colpi per pistola? Seb, siamo messi veramente malissimo, Seb, eh? Direi proprio di sì. Va bene, sì, quindi eravamo entrati qua, ragazzi, dopo aver attraversato quel corridoio, se adesso mi sta rivenendo in mente, e tutto questo sembra assolutamente bellissimo. Poi ovviamente qualcuno di voi ragazzi mi ha detto: giocherina, cerca di fare un attimo più attenzione, perché se, cioè, ti perdi cose in giro, mocciolo, colpi. E ci avete ragione ragazzi, che certe volte sono proprio distratta, nemmeno me ne accorgo. Va bene, scendiamo questa scala in questo antro. Infernale, stavo per dire. E mi avete proprio tolto le parola di bocca. Cos'era quel rumore? Quanti ne hai uccisi, Ruben? Ruben? Voleva dire Rubik. Ok, inizia il 10° capitolo. Hanno raccolto ciò che hanno seminato e sono stati immolati per uno scopo superiore. Per le mie ricerche. Qui non si tratta di ricerca. Le cose che hai fatto a quelle persone, scritte sui giornali, quelle trappole, quei vermi, quei microbi, posso farne quello che voglio. Ma hai ragione, non si tratta di ricerca. Qui si tratta di perfezione. Ma è orribile. Questo è il mio scopo. Il dottore ci stava invischiato fino al, proprio fino a, alla cima dei capelli. Vabbè, io vado a cercare, vado a trovare più che altro la mia cara tizia Joy, tizia Joy. Bello sta manichino qua intrappolato. Tizia Joy, sto arrivando. Non vedo l'ora di rivedermi, tizia Joy. Possibile che ogni volta mi succede qualcosa di diverso quando arrivo qua? Tizia Joy, come cavolo lo dirigi sto posto? Mi stai deludendo non poco. Ecco, oh. Chi è il tizio qui accanto? Bella domanda. Me lo chiedo tipo da 10 puntate. Toc toc. Signore? What the fuck? Sì, però si deve dare una calma. Tu hai idea del perché questo mondo è così? Mi piacerebbe avercela. Cosa? Chi sei? L'odio. L'odio. L'odio di Rubik. Lo consuma. Ne vuole uscire. Vuole la sua vendetta. Rivuole quello che crede il mondo gli abbia portato via. Non che possa ottenerlo. Non che possa effettivamente riaverlo. Questo mondo esiste finché esiste lui. Ha sentito qualcosa? Tizia Joy! Non stai parlando con un pazzo, oddio, forse lo dà, comincio a dubitarne. Stavo parlando con quel signore che mi stava parlando
di Rubik, di quello che gli è successo, di quello che vuole fare. Allora, vediamo un attimino qua, c'è qualcosa da leggere, sembrerebbe di no. Per cui, cara tizia Joy, vado a vedere quanto mocciolo mi è rimasto per vedere se posso potenziarmi un pochettino. Minchia, 11.000. Ok, qualcosa riesco a fare, vediamo un pochino. Dai, direi di aumentare il danno critico del fucile a pompa. Niente, direi di lasciarlo così. Mantenerci questi punti mocciolo per la prossima volta, perché dico sempre sì, ne accumulo, però poi non è che ne accumulo così tanto da poter potenziare magari due cose importanti la stessa volta. Tizio Joy, fammi sapere la partita, grazie. Ecco fatto, va bene, io ti dico ciao, Tizio Joy, ti dico ciao, me ne vado. Mi ricordavo di essere rimasta con così pochi colpi. Cosa meravigliosa, tornare a giocare dopo 20 anni e scoprire che non hai colpi per difenderti dai mostri purulenti che abitano questo gioco. Va bene, allora adesso che ho salvato, diamo uno sguardo qua. Questo non possiamo prenderlo, questo sì invece. Notare il seminterrato della casa. Mi hanno tolto i miei bambini. Perché? È per qualcosa che ha fatto? Non era il figlio perfetto, ma è stato l'incendio. Ha rovinato tutto, ha distrutto tutto. I bambini sono cambiati. E anche Ernesto. Diceva che si sarebbe preso cura di loro, che sarebbero stati al sicuro. Ma ora dice che non ci sono più. Come può essere? Una madre ha il diritto di sapere. Sento ancora la voce del mio bambino, la sua risata. La sento in cantina, ma non può essere. Una madre ha bisogno dei suoi figli. Ok, credo che questa sia la madre, ragazzi, di Rubik e della sorellina, perché quella era la sorella nel capanno, nel fienile che è morta purtroppo bruciata. E queste le posso spaccare. Yeah! Però c'è mocciolo e 4 colpi, dai. Meglio di niente, meglio non lamentarsi, va. Per cui ricarichiamo un attimino. Prepariamoci al peggio perché non so cosa ci aspetterà d'ora in avanti. Ehi. Vabbè, fino a quando c'era la musichetta là della stanza di salvataggio mi sentivo ancora abbastanza al sicuro. Già adesso quella sensazione. Esatto, vedi? Oggi mi tolgono sempre le parole in bocca, cioè che con la sensazione di tranquillità stavo per dire, già è andata a farsi friggere. Ehi, che c'è qua sotto? Perché è diventato tutto così buio? Oh. Ah, meno male che mi è venuto in mente di accendere la mia lanterna, va. Se no qua ragazzi ci rimettiamo le penne in quattro. Scusa, ma non l'ho toccato. Adesso non mi venite a dire cacate. Ecco, colpi per fucile non posso prenderli. Qua che abbiamo mocciolo e mocciolo. E speravo altri colpi per pistola. Sinceramente parlando, mocciolo. E questo non lo posso prendere. Va bene. Comunque, ripeto, io non ho fatto saltare proprio niente. Questa la devo vedere. Cioè, per una volta che sto attenta. Oh, non mi piace sto posto. Per niente proprio. Ma proprio per niente. Io questo me lo prendo, guarda, questa posso aprirla. Scusi! Scusi! L'ho disturbata mentre facevo i suoi bisogni. Non c'era. Ok. Ok, mi ha salvato la partita e mi hanno chiuso la porta dietro. Ah! Due proprio. Due cose super positive, sicuramente. Oh merda. Permesso? Ecco qua, mi hanno chiuso. Ok, la porta dietro. E qua ovviamente ci sono i nostri amici. Ce n'è uno perlomeno che ci aspetta. Direi che ci conviene provare ad ammazzarlo furtivamente. Sempre se ci riesco. Che qua sembra essere pieno di sensori, ragazzi. Ah, guarda, scavalca pure i muretti lui. Fa l'olio cuore lui. Dai, hop! Eppa! Sei stato tu a fare la pubblicità, vero? Ecco, minchia, quasi mi vede.
Questo quando premi R3 invece di R1 per accucciarti. Vediamo se riesco ad evitare questi maledettissimi fili in qualche modo. Il fatto è che senza lanterna non posso. Ce la faccio ad ammazzarlo senza che mi veda? Ok. Meno male. Almeno. Ok, che possiamo prendere? La torcia, il mocciolo. Il mocciolo prima di tutto, grazie. E poi sì, prenderò questa. Allora, dove sono altri fili qua? Minchia, fra la torcia e la lanterna mi sto accecando, Dio santo. Non lo so, ragazzi. Devo stare attentissima. Cazzo, devo trovare un riparo. Oh, merda. Porca merda. Vieni qua, vieni, vieni. Ti faccio fare un gioco meraviglioso. Vieni, vieni. Venga, signora. Vieni, vieni. Quando succede agli altri fa ridere, quando già succede a noi no. Ah, sta bomba, ragazzi, direi di lasciarla lì, ok? Qua ci ha rilasciato qualcosa? A quanto pare no. Non so come ha fatto a scattare da solo, ragazzi, sinceramente. Non lo so, forse sono stata io, manco me ne sono resa conto. Però vabbè, che cacchio è? Oh! What the fuck? Che sta succedendo? Ok, colpi per fucile da cecchino, ragazzi. Qualcuno ci sta sparando da lontano, mi sa, eh. Diavolo è! Vabbè, allora direi di salire qua, perché probabilmente da qui lo vedremo. O magari no. C'è qualcuno qua? Che sorprese, eh? Ah, ok, è di là, è di là. Adesso a spaccare tutto qua e a prendere mocciolo e colpi. Ho preso un colpo forse, ma come le sono resa conto. Va bene, allora questi colpi per fucile mi piacerebbe tanto prenderli, però prendi fuoco. Vaffanculo, bello, va, mi ha fatto prendere un colpo. Maledetto grassone, va. Cosa c'è qua? Ah, un bel colpo. E ancora? E che palle. Oh, non ci provare, eh. Non ci... Pezzo di merda! Ecco, bravo. Prendi fuoco, va. Mazza, impizzato come sei, sembri uno spiedino pinus. Madre mia, mi hanno fatto prendere un colpo sti pezzi di merda. Quindi c'è ancora qualcuno, davvero. Chi c'è là? Ok, qua c'è una bomba. Dobbiamo fare attenzione, ragazzi, eh. O la disinnesco, che forse è meglio, perché magari poi correndo uno non ci fa caso, capito? Ok, meno male, va. Ecco fatto. E di qua, di qua, di qua c'è appunto questo posto. Che se non sbaglio c'era qualcuno che ci stava sparando addosso. Colpi per pistola li prendo volentieri. Ah, oh, porca! Ecco! Minchia, guarda se ti prendo. Ma va a cagare! Minchia, ragazzi, l'ho mancato, non so se ci rendiamo conto. Ancora! Cioè, no, è che... No, ma si muove troppo rapidamente sta caspita di mira. Minchia. Quasi mi ammazzano, ma che palle. Meno male che ce ne ho tre di siringhe. Oh, l'avevo detto io che c'era qualche pezzo di merda. Niente, di qua. Qua ci deve essere per forza qualcosa. Mocciolo e... E nient'altro. Ok, c'è ancora qualcuno qua? Cosa c'è qua? E questo cos'è? Kit di batterie. Questa grossa batteria portatile serve ad avere energia anche in caso di emergenza. Interessante. Davvero interessante. Mi ha pure salvato la partita. Allora, aspetta, qualcosa ci deve servire, ragazzi, perché qua non possiamo fare più niente, sembrerebbe. Per cui probabilmente dobbiamo scendere. Magari dove gira questa lama gigante. E che cavolo! Ecco, guarda. Sbang, così. Tac. Non ha rilasciato una minchia di niente. Allora, vediamo se qua c'è magari un altro ingresso o qualcosa. Probabilmente sì, solo che devo essere talmente rapida a fare questo. Ok. Ok. Oppo! Calma e sangue freddo. Qua c'è un altro. Ovviamente che adesso ci verrà incontro probabilmente. Colpi per E. Io direi di entrare a sto punto, di stare un attimo al sicuro. Anche se al sicuro proprio non è che stiamo, eh. Appunto. Oh! No! Non ci provare, eh. Non c'è quanti colpi, ragazzi.
Quanti colpi per una persona sola? Troppi. Chi c'è mo? Ah, ecco, pure tu. E mori la concia di tua ermana. Madre mia, che faticazza. Ok, mocciolo a go-go. Poi colpi, no, non la volevo quella. Voglio questi, colpi per pistola. E qua cos'altro c'è? Magari mi è sfuggito qualcosa. Sembrerebbe di no. Ok, allora qua c'è una bomba, attenzione. Direi di disinnescarla, assolutamente. No! Cioè, per un pelino così? Mi stai dicendo che sono esplosa per un pelino così? Va bene. Ok, allora questo spacco tutto. Mocciolo e mocciolo e colpi no, siringhe no, mi raccomando. Ok, allora qua abbiamo dardi che non possiamo prendere. E qua c'è questo affare qua. Perfetto. Tac. Ecco fatto. Ok, si è aperta una porta. Il punto è che la lama girevole qua è ancora proprio in funzione. Non vorrei finire come prima. La porta è qua. Ah! Uno dice ti alteri, certo. Fortuna, ho fatto appena in tempo a riabbassarmi. Madonna che ansia. Oh, devo usare un'altra siringa, ragazzi. Che ne possiamo fare? Non ne ho usata nessuna per 30 anni e nel giro di 10 minuti ne uso due. Yo. No, 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 non ci tengo proprio a vedere lo spettacolo, grazie. Qua ci sono due cadaveri, meraviglioso, che non hanno rilasciato assolutamente niente. Prima di scendere vorrei dare uno sguardo qua. Ok, i passi erano i miei, mi stava venendo il dubbio che non ci fosse pure qualcun altro. Allora, qua, colpi, e poi questo, frammento mappa 18. Va bene, allora direi che possiamo scendere. Fino al prossimo punto di salvataggio. Ma che? Che cacchio! Oddio! Veramente volete che io scenda qua? Oddio no! Perché? Devo fare questa cosa? Che schifo ragazzi, è ripugnante. Ripugnante tutto ciò. Ehi, yo, chi c'è là? Non lo so, colpi tanto per fucile, non posso prenderne. Questo, fiammiferi, ovviamente, uno. Ehi, questa è zona di boss, ragazzi, io vi avviso. Ok, mi ha appena salvato la partita. Non mi piace. Come ve lo dico che non mi piace? Scusate, 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 scusate. Ok, mocciolo. Colpi, perfetto. E qua c'è una siringa. Perfetto, altrettanto perfetto. E questa? Questa no, non si apre così facilmente. Ah, posso tirare la leva. No, non funziona. Mi sarebbe sembrato strano il contrario. Qua sotto no, non ci vado. No, no, ci sono le lame qua. Che faccio? Ciao amica. Ecco, così. Muori diritto diritto. Proprio, chi c'è? Qualcuna? No, ma chi ha quanto l'odio questo? Oh! Se te do fuoco così, tac. Ecco, ovviamente di sicuro mo arriva pure qualcun altro che sarebbe potuto morire nell'incendio, ma ho dovuto sprecarci invece altri due colpi. Mi pare ovvio ed elementare. Qua c'è una bomba, direi di disinnescarla prima, sempre che io ci riesca, insomma. Ah, meno male. Ok, c'è qualcuno là? Suppongo di sì, visti i rantoli. Non è che c'è qualche trappola qua, no? Ok, pare di no. Questi non posso prendere la bomba a mano. E di qua, di qua, di qua, di qua. Questo cos'è? Ah beh, qua sì che c'è una trappola, ma non me ne sono accorta. Ragazzi, qua dovreste riassettare un po', io ve lo dico. Con l'amore nel cuore proprio, però. Cioè, così se può, eh. Ok,
qua c'è un'altra bomba, ragazzi. Direi di disinnescarla subito, perfetto, meno male. Meno non corriamo tanti rischi. E meno male che è morto alla prima. E comunque qua c'è ancora qualcun altro. E qua c'è un'altra bomba. Ah, qua c'è un altro listicosi. Che meraviglia. Ok, aspetta, 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 perché il tipo sta qua dentro. E è vero? Pezzo di merda che non sei altro. Bello, guarda, era meglio fargli fare sta fine alla tua faccia, te lo posso assicurare. Vabbè, sta bomba direi, ragazzi, la lasciamo, tanto il pericolo nemico è scampato e qua non c'è più niente, ok. Per cui, ecco, stava per esplodere di nuovo. Là c'è una bomba, perfetto, non me l'ho inceso passata. E qua c'è qualche altra trappola, sembrerebbe di no. Fiammiferi, ok, uno. E qua. E... ragazzi, signori, ok, sembrerebbe di no. Niente trappole all'orizzonte. Mocciolo, che altro? Mocciolo, ok. E bello sto posto, eh? Non si vede una minchia. Qui c'è del mocciolo. E questo armadio, io posso fare qualcosa? No, ok. Non so, ragazzi, è stranissimo sto posto, ma strano forte, eh. Direi di... davvero mi sta da di... oh merda, miseria, ragazzi. Non mi ispira fiducia per niente questo posto di merda. Per niente. Non so che fare. Non so che fare, dove andare... se sentirmi l'ansia addosso. Ma questo l'ansia addosso sicuro. Ok. Ok, va bene, mi ha appena salvato la partita, ragazzi. Per fortuna. E ho finito il tempo a mia disposizione per oggi. Grazie a tutti, un bacione. E a te, a tutti, ciurma, la giocherina. Ciao.